Marco, tu credi nel paranormale? E se ci credi o non ci credi, vatti a vedere subito i video paranormali del Pit la casa. E vabbè, andiamo nella Pit la casa del Conjuring. Non credo a niente, ragazzi. È tutta una grande burla. Non va. Andiamo. Lamento che ogni singola. In realtà ci credo. Allora, in realtà ci credo. C'è una piccola parte di noi che ci crede. Perché? Perché vogliamo che la nostra vita sia un pochino più interessante della merda che è. Così tanto che dobbiamo guardarci ogni singola volta film di schifo di cartoni e telefilm su Netflix tutti uguali. E quindi ogni volta che succede qualcosa di strano, io spero che il diavolo non solo esista, ma che mi. Però non sarebbe. Ora che ci penso. Sarebbe sesso, amore. Perché ci sarebbe il consenso, no? Non sarei per niente d'accordo con lo stupro. Anzi, mi fa schifo. Oggi c'è qualche freno inibitore un po'. Il pit nella vera The Conjuring House, la casa più infestata del mondo. Minchia, sono andati nella vera Conjuring House? Ok. Io posso credere nel paranormale, ma non posso credere al pit, ai pit. Ma i pit? Ma i Pit hanno fatto un libro pure loro, La casa del pazzo. Ma come fai a chiamare nel libro La casa del pazzo? Fai libri horror e la chiami La casa del pazzo? Metti qualcosa di più enigmatico. La casa del pazzo. Ragazzi, La casa del pazzo. Ok. Ho paura che arrivi il delivery mentre sto guardando e non sento un cazzo. No, ma hanno detto che potrebbe arrivare dalle 55 all'1.15. Ma mi hanno detto che all'1.07 era il massimo. Se supera 8 io li chiamo. Perché sono un figlio di puttana. 7 euro a Marco Merino non li fregano. Struzzi. Mi sexy me mi ole mi sexy me. Odio quella canzone anch'io, infatti cerco di cantare quello che odio rendendole un po' più carine. Usando la tecnica TikTok, ovvero quella di rallentarle e darle un mood un po' orchestral. Eccoci. Sono già cagato addosso, ho detto. Wow, hanno lasciato questa parte. Spooky. Comunque domani, ragazzi, facciamo scary time, giselliamo e poi posto abbandonato assieme a Ciccios. IRL. Pit Family. Benvenuto. Si è spenta la luce. Quale luce? Quella del tuo cazzo di cervello, bro. Si è spenta quella del tuo cazzo di cervello. E hai ritenuto opportuno dire si è spenta la luce e poi quale luce? Io mi cagherei, mi sbrandellerei in merda da ogni poro se si spegnesse veramente la luce in quel posto. E stai mentendo. Sopra di voi, vediamo. Si è spenta la luce. È stato lui, è stato qualcuno, è stato qualcuno. Dai, è stato qualcuno. Benvenuto. Benvenuti, è finito. Si è spenta la luce. Lui è il demone. Quale luce? Quella sopra di voi. Non è ok. C'è Satana sopra di te. Nel 1971 la Hanno famiglia fatto un film su una cosa che non esiste. Perron ha traslocato nella casa dei suoi sogni. Sembra un incubo. Andrà tutto. Ma non sapeva che quel posto era stato il teatro di un brutale omicidio nel 1863 e di innumerevoli.
innumerevoli orrori nel secolo successivo. Allora Messina deve essere un luogo di fantasmi ovunque, perché l'ha conquistata pure Xeno. Ciò che è accaduto ai Perron in quella casa è stato così sconvolgente che la famiglia si è sempre rifiutata di parlarne. Fino ad ora. Ci siamo innamorati subito della casa. Io voglio... Dovremmo leggerlo. Ok, le proprietarie ci daranno questo. Una testa, dovremmo leggerlo. Come fai già ad averlo? Leggerlo e infine firmarlo. Qui troveremo la storia della casa più le regole che dovremmo rispettare. Che business. Quanto avete pagato? La tua energia... Questo è stato spaventosissimo. ...e quella degli altri visitatori potrebbe attrarre gli spiriti. Fai attenzione. Sì. Cos'è? Eri tu. Eri tu che hai detto wow, cos'è? Hanno messo qualcosa di elettronico che apre la porta. Oh no, hanno messo un apostrofo invece di un cazzo di accento. Creepy. Ho dei brividi fin sopra la testa. E allora staccatela. Non staccatevi la testa se avete i brividi fino sopra la testa. È che sono veramente tiltato ora come ora. Apri quella porta. Tutte cose normalissime. Tum, tum, dove si mangia il toast. Tum, tum, tum. Ma non vado dall'altra parte di solito. Femmini, benvenuti a un nuovo video del Pit. Benvenuti nella settimana di Halloween, in uno dei luoghi più infestati del mondo. Siamo a casa mia, la casa di The Conjuring. Esatto, ci troviamo nella casa di The Conjuring. Ce l'hai fatto. Precisamente nel Rhode Island. Questa casa, raga, è diventata famosa per non essere mai pulita, quindi praticamente è un business perfetto, perché la gente non gliene fotte un cazzo. C'è gente come voi che viene e paga chissà quanti soldi per farsi un giro in un posto totalmente elettronico. È una smart house, è una smart house, punto e basta. Una serie di fenomeni paranormali avvenuti a diverse persone nel corso degli anni, a diverse famiglie, ma in particolare la conosciamo tutti per i fenomeni paranormali che sono accaduti. No, la conosciamo tutti per il film che dice che sono accaduti. Ho alzato. Ed è venuta a vivere all'interno di questa abitazione nel 1971 fino al 1980. Tutti i fenomeni paranormali che sono accaduti in questa famiglia, all'interno di questa casa, sono poi diventati conosciuti, diciamo così, a tutti quanti, perché sono il soggetto del film The Conjuring, uscito nel 2013. Ma in particolare sono, diciamo, stati così chiacchierati, così discussi. Sono stati così chiacchierati. Sì, perché su queste manifestazioni e su quello che accadeva all'interno di questa casa a quel $1200 serve per entrare là. La famiglia hanno indagato i coniugi Warren, quindi Ed e Lorraine Warren, nel 1970. Qualcosa c'è una situazione male. Passi, sono i vostri. Mannaia, c***o, sono i vostri. Rumore percepito. È una festa? C'è una festa nella sua testa? Sei tu?
Sì, il piano di sopra? Ma non potrà mai un fantasma di dirti di sì. Non gliene fotte un cazzo. Puoi venire giù in salotto? Sì, perché funziona così. Per Il favore. galateo degli spettri. Poi vieni giù, certo che vengo. Boh. E posa quel cazzo di cose e togli quella scatola di tonno da terra, dai. Sì, sì, Temperatura, sì, sì, sì. temperatura, stanno. Temperatura. Perché ci siete voi là dentro? Misura. Che vi stai riscaldando senza motivo? Non si vede niente, non si vede niente. Temperatura. Temperatura, temperatura, temperatura. Temperatura, dillo 70 volte. Temperatura, 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 temperatura. C'è una variazione. 5 gradi. È molto forte. È molto. Probabilmente non succede mai questa cosa. Un sacco di tagli tra un grado e l'altro. Puoi venire qua a manifestarti. Sì, e a mangiare un po' di crackers e formaggio con noi, please. A darci un segno della tua presenza, un po' più Dillo. forte. Eccolo là, forte. Troppo usuale dire forte, però poi ti sei arreso. Che cazzo devo dire oltre forte? Giovanni? Che cazzo è sta posa da Krilli quando sta per combattere? Smettila. Ami i libri? Quale tipologia? Horror? Ma si caga addosso Noi perché si. siamo Ma venuti qua che cazzo fai? per parlare con lo spirito o gli spiriti. Sì. Ho gli spirit perché. Come cazzo succede? Se si incazza la gente viva dei pronomi figura degli spirit? Vivono in questa casa. Non vive nessuno. Capito che non li rispetti neanche. Buttala. Vuoi fare una cosa finta? Falla bene. Gli spiriti che vivono in questa casa non vivono. Tu vivi. Loro sono morti, ipoteticamente. Vabbè. Ipoteticamente. Che schifo di uomo. Ma che cazzo di pulpito? Arrivano le mie lamentele. Di Ipoteticamente, nuovo, hashtag ipoteticamente, ragazzi, per favore, che devo vedere la mia colpa davanti a me. Ipoteticamente, è stato il diavolo comunque. Togliti, soldi. Di nuovo, ragazzi, quello strano coso ha fatto una cosa. Grazie, mi ha risposto. grazie, Entra qua. grazie. Ha risposto Lo chi? sapevo, lo sapevo. Ma che cazzo fate con le pietre? Meno male, è finito. Abbiamo sentito il pianto di un bambino. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è. Avete sentito il pianto di un bambino? Perché non è mai un cazzo di teenager. È sempre una minchia di vecchio o un minchia di infante. Capito? È sempre. È sempre queste due. Guarda caso le più creepy per noi umani stronzi. Eh? Non è vero. È una grande bugia. Sì. Vogliamo provare a indagare su sta roba? È successo mentre non avevamo le telecamere accese. E questa cosa che sto facendo io sarà il meglio per voi. Che grande regalo da parte mia. Che grande regalo da parte di tutti quelli che pensano che sia tutta una messa in scena. Perché lo è, perché vi danno nettare. Ciucciamo questo enorme cazzo. Fino a quando non sarà vuoto, ma non lo sarà mai. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Niente. La voce del bambino. Che ha detto? Che ha detto? Ora le telecamere sono accese. No, voglio sapere che ha detto. Successo mentre non avevamo le telecamere accese. Cosa? Cosa c'è? È successo mentre non avevamo le telecamere accese. Cosa? Cosa c'è? È successo mentre non avevamo le telecamere accese. Cosa? Cosa c'è? Siete voi, siete voi, siete voi, siete voi, siete voi! Bambino di quanti anni, Debbie? 12. Piccolo. Ha detto, Debbie, ha detto quanti anni?
No, te puoi dare un numero, Debbie, ci stai, porco... Ignorato? No, ha detto papà. Papà, mannaia, tutto ciò che esiste. Papà è internazionale, dicono anche in inglese. L'ho sentito. Cioè, pure lui si accorge che ha detto una cagata e quindi deve... Papà internazionale, ragazzi. Che comunque sarebbe papà, chiaro. Non papà. Piccolo. Neonato? No, ha detto papà. Papà internazionale, lo dicono anche in inglese. L'ho sentito, sì. L'ho registrato. Sì, sì, l'ha detto, sì, sì, è così, così. O l'ho sognato. Sai chi è? O l'ho sognato, mi sa che l'hai sognato, oppure... Ma qua andiamo veramente nell'universo della malizia, del dubbio. Non è vero. Oliver. Non prendere in giro chi ti prende in giro. È uno dei bambini che vive in questa casa. È il bambino che si manifesta di più nella casa. Vediamo dove si è manifestato. Oliver, sei tu? Oliver? I try but I don't think so. Chi ho citato? Ragazzi, ho fatto una cheat. Che vuoi? Non c'è. Rumore. Vediamo. Massimo volume. Che vuole rumore? Non c'è un cazzo! Che vuole rumore? Se ti metti un cappellino, il cazzo di cappotto di bisonte, è vivo il cazzo che respiri e ci sono rumori, e li causi, tu scoreggi ogni movimento. Trunct. Buttana. Mia madre. Ah, Kit, grazie per l'abbonamento. Oliver? Puoi andare in salotto? La smettete di scegliere la geografia dei fantasmi? Non sono un po' più forti come presenze di voi, stronzus? Di fronte al divano, per favore. Lei non ce la fa più, sta pensando alle scelte che l'hanno portata fino a qui. Mi dissocio dal... C'è un giocattolo nuovo sul tappeto. Quale? C'è sul pavimento. La scatola di tonno? Posso sentire anch'io queste cose? Non mettete la musica. Scusatemi ragazzi, devo dire a Deliveroo che sono passate le... non è 7 e mi era stato detto che sarebbe arrivato prima. Marco, ma guarda l'ultimo video, non questo, perché l'ultimo c'è più roba e quello è davvero spaventoso, non come questo che è il primo. Ok, certo, ma appena non è spaventoso per un cazzo non lo sarà per niente. Uffux. Cazzo. Sta male. Te lo giuro. Ciao Erika, benvenuta nel canale di Marco. L'ho filmata anch'io, Paolo, ti giuro. Ok, ho appena messo la macchinina. State dentro. No, non è possibile. Devi lasciare una telecamera di là, Paolo. Devi lasciare una... Ma che diavolo, può rovinargli la vita a sti ragazzi, così la smettono. La telecamera di là. Perché? Perché? Lo sentiamo. Lo voglio filmare. Non è vero. Ok, appoggiala di là. Si è aperta la porta. Sì, te lo giuro. Guarda, si è appoggiata lì. Ho il batticuore. Prende? Non è vero. Va bene? Ok, vieni. Ok. Si è aperta la porta davanti alla nostra faccia. Però si sta scaldando tanto lì dalla stanza, più che raffreddando, 23 e mezzo. Mi sono fatti vedere com'è chiusa. Sì, lo so. Oliver? Ma poi non crei il freddo quando ci sono i fantasmi. Non crei il freddo. Cos'è? Ditemi che sta passando l'aereo. Sì. Okay. Non riesci a capire gli aerei. Oliver. Bravi comunque.
confondono un po' le acque dicendo sì, si sta passando un aereo, questo non lo è, tutte le altre lo sono, questo non lo è. Visto una cosa su 2 miliardi non lo è. Puoi andare di nuovo in salotto, per favore? Ti abbiamo messo un giocattolo. Sì, ma non può toccarlo, è un cazzo di fantasma. Che schifo. Passaci vicino. Che contenuti facilissimi da fare, che bello. Interagisci con lui. Oh, è il tuo schiavo. Lo schiavismo è tornato ed è sugli spettri, chi l'avrebbe mai detto? Il fatto è che io sono uno stronzo, perché lo guardo quel giocattolo, quel giocattolo, ma che mi succede oggi? Non so parlare. Perché un po' ci credo che esiste il diavolo e voglio che esista per distruggerli, però non succederà mai. Non apri la porta, disrespecti lo spettro, ferma. Hai rovinato tutto. Ora Satana esiste per colpa tua. No. Hai capito cosa vuoi dire? Corrente. Sì, si faceva corrente. Speravo che lo facessi. Lo vedi? Paolo, ha spalancato la porta. L'ha spalancata, l'ha spalancata. Ma poi che cazzo di... Ma poi che cazzo è? Due porte che portano nello stesso metro quadro, ma che cazzo è? Un rumore. Oddio! Se correte non è che se ne va lo spettro, sempre là rimane. Ma quanti siete? 12? C'è qualcuno qui? Sì! L'affittario, dovete darmi i soldi. C'è un odore strano. C'è un odore strano. Bella frase. Ovviamente non ci poteva essere un piccolo asciugamano, no, no, due merda di bambole orribili. Gabi, mi viene in mente una cosa. Vai. Hai detto una delle ex proprietarie, quella stanza. Per far nascere i bambini. Sì, era una stanza, sì. Maternità quella. Sì. Vero. E noi continuiamo a stire bambini. Vero. Vero. E se non sbaglio, una stanza di maternità ci stanno i bambini. Bambini che piangono. E poi... E poi... Cosa? Chi è? Le scarpe di quello! No, è il REM pod. Okay. Mannaggia. Cosa che hai fatto? Guarda, 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 guarda. Cos'è? Ha attivato un pulsante. Vicino. C'è qualcosa vicino. È il pulsante, lo fa suonare, ecco quello che c'è di vicino. È pulsante. Che fa? Che cazzo? Non fare mai più questa faccia. Non fare mai più questa faccia. Neanche di... Non esiste questa faccia. Non fare facce che non esistono, perché non si possono fare. E tu l'hai fatta. Smettila. È proibito fare questa faccia. Godmara, grazie all'abbonamento. Ma minchia, mi becchi veramente in un momento strambos. C'è qualcosa lì. C'è un letto. Ma forte. È un letto grande, quindi è forte se lo butti per terra. Porca vacca. Veramente? Porco. Proprio. Ma che forte. Metti l'M1. Metti l'M1. Che cos'è l'M1? Un fucile. Riesce a salvare? Riesce? Però cosa aveva detto lei? È la stanza con più attività. È dove c'è proprio il canale. Ha detto cosa ha detto? Chi c'è qua? Un sacco di asciugamani e tre stronzi. C'è qualche spirito qua con noi? Probabilmente, ma non vi dirà mai nulla. Perché fate che paura. Vuole comunicare con noi? No, che vuole comunicare con voi? Agire con noi? No, zero. New York attracted debt since 1977. Mannaggia tutto. Are you a ghost? Ahahahah.
Mi sentirei veramente preso in giro se da fantasma qualcuno mi chiedesse: Are you a ghost? Do you like added potatoes? Are you a man? Quella differenza, Debbie, quella differenza fra man e ghost, se puoi un attimo spiegare. Are you a woman? Sono arrivato completamente quando l'hai messo Sì, via. appena l'hai Prima messo. l'ho messo su sto letto. O era lì? Ma era su sto Sì. letto. E poi l'hai messo e Ci era andato segue? ed è andato via. No. È vero, se ci Non siamo ti chiusi, serve. no. Penso che Non è. Tutto è vero, tutto è falso, non vuoi? Esatto, Esatto, anche io penso che scappi. anche io l'ho detto esatto. Vieni. Vieni, vieni pure. Lui è completamente maleducato con i fantasmi. Vieni, sbrigati, dai, sbrigati. Là, fai mettiti là e fallo, stronzo. What's your gender? Paolo, sei tu che stai picchiando? No, zero, sono immobile. Ma picchiando cosa? Immobile Ok, anch'io. qualcuno sta picchiando. Paolo, sei tu che stai picchiando? No, zero, sono immobile. Alfio. Aspetto un crossover con te a caccia di ghost. Gli spacco il culo ai ghost, io. Potete togliere la musica? Così riesco a sentire i picchietti che sentite a quanto pare solo voi. Non fare il timido. Non, tu a voglia che cazzo vuoi le cose? Non fare il timido. Are you a child? Vabbè, quella è persa nelle domande. In caso fosse italiano. Oliver. Zagato è stato costato. Zagato è bellissimo. È un bambolo. Non mettetti nel letto, è suo. Non suona, Tapia. Non suona. Ma guarda cosa sei. Sei veramente un bello. Serpente. Comunque si è fatto di serpente lui. Io l'ho girato tutto oggi. Io l'ho fatto partire. No, non è vero, se l'hai fatto sei pazzo. Io prima non so come ha fatto partire, ho il video che parte e quando lo appoggio fa TUM di nuovo. Praticamente è molto sensibile, quindi succede con moltissimi carillon che anche se fai così, li metti a posto, fanno due o tre note. Quindi scegli tu, o esistono i fantasmi e tutto ciò che ci stavo detto nei film è vero, o funzionano male dei piccoli cosi analogici, decidi, è tua la scelta. Ok, Ora ci sta. un cazzo, ok, va bene. Tra l'altro c'è la scena. Ok, volevo farlo ripartire di nuovo. Comunque devi avere un'amicizia molto solida nel non finire a bastonate dopo che fai un video del genere. E loro sono in quattro, quindi wow. Complimenti. Quel tizio deve smettere di vestirsi come mio fratello, non gli si addice per niente. Proviamo a fare un gioco. No! Gioco Era anche davanti a te, sei fuori di testa completamente. Dove sei? Lontano da voi.
Ah, eri tu? Ho riprodotto quello che ho sentito. Quindi eri tu. Visto che l'hanno chiesto dopo che l'hai sentito solo tu e l'hai riprodotto. Quindi eri tu. Perché l'ho sentito dalla... L'ho sentito anch'io? Io l'ho sentito da vecchio nudo. L'ho registrato. Ah, eri tu? Ah, eri tu? Smettila di far finta. Eri tu, Marco? No, ho riprodotto quello che ho sentito. I bambini fanno che meraviglia. Bella. E allora hai catturato un Pokémon, mi sa. Guarda, guarda. Sì. È uguale a prima. Non c'è solo Oliver qua. E chi c'è? Tipo... Dialga? Lei non ha voglia di presentarsi? No, nessuno ce l'avrebbe. Paolo? Oh. Paolo. Mi metti l'M1 sulla testa. Brilla. No. Sapete chi sono i coniugi Warren? Perché già aveva la storia inventata, tipo, c'è qualcuno sopra di me? Ed Warren. Bello che l'hanno messo. Lorraine Warren. Sono stati qui. E hanno percepito la presenza però di una bene, donna. Va bene, ciao. Quindi il tizio aveva detto che l'ultimo fa molto più paura. Però hanno messo... Scusa. L'ultimo è questo. Quindi giusto? Stai provando le cuffie per la prima volta in vita tua? Stiamo per scendere sotto. Che cazzo avete messo là in mezzo? Hai voglia di seguirci? Smetti di chiedere favori. Ci sta aspettando? Può essere. Comunque mentre andiamo giù noi lasceremo qua. Sì, questa. Però scendiamo di qua così non passiamo davanti. Io non so. Tu non sai, è veramente riassunto del video. Piano, sì, Paolo cammina bene. Sì, prima Paolo cammina bene. Di non ammazzarci. Esatto. Poi la... Sono delle scale, al massimo fate poco male. Toccano. Esatto. Sì. Letteralmente. Di essere toccati. Quindi questo è quello spaventoso. Una Ouija gigante. Gigantesca tavola Ouija, raga. È vero. È l'alfabeto. Quando è grande è perché è l'alfabeto. Quattro serie. E poi non si pronuncia Ouija? No, Ouija. Ouija non ha sbagliato? Per quattro amici. Qua sopra c'è la biblioteca. La biblioteca, ho sentito bene?
E sopra ancora c'è la stanza dove abbiamo messo il carrion. Ok. Ok. Se si dicesse Luigi, mi sa che ho ragione io. Ma la mia impressione è che tanto arrivano delle ventate d'aria fredda. Sì. È perché siete in un posto molto umido, Brond. Prima. Ah, ok. Perché la sto sentendo sul polso. C'è qualcuno qui? Voi. Cosa? 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 Cosa hai sentito già? Di. Una voce di un uomo sicuro e ha fatto... Registra questa cosa? Certo, stai registrando tutto. Proveniva da sopra. Proveniva da sopra. Ce la faccio più. Io ora sento un altro nome. Quale? Evelyn. Evelyn. Strano, non è mai tipo Giovanni, è sempre qualcosa di strano. Qua non c'è Lorraine. È su. È su. Ok, chi c'è qua allora? Maledetto. Chi c'è? Evelyn. L'hai sentito proprio questo nome? Evelyn. Chi è Evelyn? Chi è? Ma chi è sta Evelyn adesso? Ma che è sta cosa? È sotto. L'ha detto, è sotto. Evelyn è sotto. È sotto. Chi è Evelyn? È morta. Ma come li fanno sti? Sono super creepy sti cosi, come fanno a farli? Ma... ma sei morta qua? Non l'ha detto di sotto. Puoi farti sentire o vedere? Ma che cazzo sono sti rumori? Cos'è che picchia? Cazzo è che picchia? Dal pozzo, dal pozzo. 3, 4, contano in continuazione comunque. Sì, sì. È vero. Lo sento tanto. Sono 20 intere quando... Non schippare... Ti piace così? Ti piace? Oh! Gli ultimi 3 minuti. Sono stato buono anche. Cosa cazzo sto guardando? Ma hanno photoshoppato un'ombra qua? Rumori. Dove sono gli altri due? Dove sono gli altri due? Sono loro i veri fantasmi, sì. È una casa di legno, sta marcendo ogni singolo secondo. E vi cazzo ci sono i rumori. Rumore.
Secondo voi che suono è? È Marco Zagato che è nell'altra stanza. Ma quale voce? Avete visto il ciuffo, ragazzi? Guardate bene il suo ciuffo. Oh merda, Fantasmus. Non perdetevi, punto. Va bene così, non perdetevi, ragazzi. Non dovete mai perdervi. Mamma mia, è estenuante, non ce la facevo più. Ma poi chi era quello stronzo in chat che si incazzava perché saltavo? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti lamenti? Sì, vado in bagno. Sto arrivando. Non smazzi. Non perdetevi. Passi. Ok.